Partiamo subito con le cose di oggi. Le cose di oggi sono tornate. Siete contenti? Yeah! Diciamo allora. E le cose di oggi inglesi non sono partite. Diciamo che ho riflettuto. Innanzitutto devo dire che non è stata una cosa pubblicitaria per fare visualizzazioni. Infatti ho fatto il doppio di visualizzazioni. Però, porca puzzola, perché... Lo volevo fare veramente. Però facciamo che adesso non ne faccio troppo spesso. Solo quando c'ho qualcosa da dire, amici. E oggi ho cose da dire, ma importanti, eh. Adesso si ritornerà al solito trantam. Video troppo lunghi e noiosi. E poi, non li faccio più. Non puoi non farli più. Va bene. Partiamo subito. Abbiamo tre argomenti, ce li siamo preparati. La scaletta è gufo, Family Day, cosa ne pensa Mirko Jax? E non lo so, cose che ci verranno in mente. Iene, ieri sera ho visto le iene, così. Partiamo subito dal gufo. Allora, praticamente ieri e l'altro ieri siamo andati di brutto a cercare i gufi, perché lo scozzese praticamente ha trovato un gufo, il nido di gufo. Non è neanche tanto bello, sinceramente fa cagare, no? Poi il gufo quando è piccolo è anche brutto, bruttissimo. Fatto sta che solo per fargli uno sfottò, perché lui ovviamente essendo un fotografo, noi fotografi professionisti scopriamo le cose però non lo diciamo, no? Allora, giusto però per fargli uno sfottò e dire pensavi di averlo trovato solo te, e l'ho trovato anch'io, guarda qua. Allora mi sono studiato tutte le sue foto, ma non 10 minuti, ho speso una mattina, un'ora e più al lavoro, poi stamattina di brutto l'altro giorno. Perché praticamente si nota che il gufo sta sopra un albero in un nido gigante, e siccome c'è un altro suo amico che anche lui ha fatto la stessa foto, ma lui ha fatto anche una foto più panoramica, che si vede anche l'intorno, no? E ho detto, quello lì per forza è lì. Poi avevo capito, insomma, ero abbastanza certo di aver trovato il punto giusto, no? Siamo andati, i nidi c'erano, i gufi no, e quindi non era il posto giusto. Stanotte ovviamente ho sognato solo gufi. Poi mi è venuta un'illuminazione proprio molto intelligente, che solo a me mi poteva venire perché sono intelligenti. Ma non mi sono neanche tanto stupito, dato che io lo so già che sono intelligente, no? Allora, questo qua ha postato una delle foto che ha postato così, il panorama di sto albero con il coso, con il nido e la luna dietro, luna piena, eh. Allora ho pensato, porca puzza, luna piena sicuramente è a est, quindi l'albero, lui era qui e ha fatto la foto. Perché voi direte, ma come si vede? Allora, se il sole tramonta a ovest e c'hai la luna piena, vuol dire che la luna è direttamente all'opposto del sole, no? E quindi se il sole ha tramontato a ovest, la luna è a est. C'è da dire che dopo, per confermare la mia teoria, ho guardato, effettivamente è giusto, sì, però a volte dipende dalla fase lunare, così può essere un po' più verso il nord, comunque est. Ciò vuol dire che quell'albero, dietro a quell'albero, insomma, non è detto esattamente io, ma andando in quella direzione c'è il mare, e quindi quindi ieri, ad esempio, c'era, fate conto, una strada così, no? E di qua e di là ci sono, però il mare è laggiù, quindi l'albero non può essere assolutamente a destra o a sinistra, non deve essere per forza dritto, però dritto, siccome c'è la strada, sarà spostato là. Fatto sta che però stamattina, dopo aver fatto questa grandissima deduzione, mi sono reso conto che forse quel nido lì non è lo stesso che ha fotografato lo scozzese, che ha fotografato anche lui, però questa volta lui non ha fatto una panoramica, quindi sono un po' sono arrivato a un vicolo morto, sono arrivato qua, diciamo che, come ho già spiegato, non era niente, neanche la foto, non è niente, fa cagare, no? Quella dell'altra nel buco, bellissima, anche se non riusciremo a
riacquistare la stessa magia che ha fatto lui nel 2012 è sempre bella, no? Perché questa fa cagare, fate conto, un nido tutto spacciugato con due brutti dentro, due mezzi pulcini spelacchiati, bruttissimi, niente di che, insomma, non è una foto che vince niente, no? Era solo per fargli lo sfottò. Fatto sta che sappiamo che è Atlantic Beach, e gli indizi che sappiamo sono i seguenti: Atlantic Beach o Jacksonville Beach, perché siccome non vuol far sapere dov'è, mi sembra che a volte mette Jacksonville Beach, a volte Atlantic Beach, comunque è a Beach, no? Insomma è Beach, dovrebbe essere Atlantic Beach. Poi non deve essere un parco. Ieri ci siamo fatti tutti i parchi di Roma, no, ci siamo fatti tutti i parchi che c'erano lì, tra cui uno molto bello dove ci sono i gufi. Abbiamo visto un gufo e poi l'altro ieri abbiamo visto un altro gufo. Quel parchetto lì è molto bello, gufi lì ci sono, se ci sono i gufi ci devono essere anche i nidi. Infatti lo voglio andare sabato a riguardarmelo meglio. Poi però non deve essere un parchetto, deve essere un nido messo in una strada che non conosce nessuno, perché secondo il sito eBird non c'è stata una... cioè non è un posto che ci va gente, altrimenti ci sarebbe stato qualcuno che l'ha messo, perché ci sono molta gente che piace vedere gli uccellini, ma neanche fargli le foto, giusto per vedere, non ci vedo il gusto, però tutti questi... come si chiamano, no? E però quando li vedono mettono dove le hanno visti, no? Allora c'è sto sito che cataloga. Tra l'altro io stamattina un'altra ricerca ho provato a guardare negli ultimi... dall'inizio, da quando inizia questo sito, tutti i posti per magari trovare qualcosa che c'ha. Niente, non c'è. Deve essere poi... perché poi ieri un mio amico mi aveva detto di un nido di un gufo, no? Allora si è andati a vederlo e il nido c'è ancora, ma era tutto... era sciolto, era tutto rotto. Marta ha detto, ma è tutto sciolto, perché sembra che è caduto tutto giù sciolto, no? E non c'era, però sopra, sopra c'era un gufo, stranamente. Gli abbiamo fatto la foto, gli abbiamo fatto anche il video. Tra l'altro gli ho fatto il video, ho messo il video, stamattina lo scozzese ha messo il video anche lui. Adesso non penso che mi abbia copiato, però è stata una coincidenza, secondo me è stata una coincidenza, perché non penso che lui mi segua ancora. Siamo ancora amici, ma io... gli ho tolto le notifiche, insomma, anche se lui posta le cose a me non mi arrivano, anche se sono amico. Non so se sapevate c'è sta cosa in Facebook, no? Oppure puoi seguire una persona, tipo, non vuoi essere amico di Cippalippa, perché te devi spettegolare Cippalippa, però non vuoi che sappia, mettendogli l'amicizia, che te lo guardi ogni giorno, cerchi di capire dove va, cosa fa, chi è la fidanzata, così, no? Allora lo puoi seguire. Però non ho mai provato questa opzione, sinceramente non so se l'altro può vedere chi ti segue. Però fatto sta che secondo me lui non mi vede, anche se ho tentato il massimo. Guarda, al limite sta, perché mi sembra che lui ha piaciuto il mio con Marta Show, no? Al limite stavo pensando di mettere il mio con Marta Show e boostarlo con Facebook, no? Pagare soldi per farglielo vedere, che così gli arrivi anche lui. Perché se fate il boost tramite la pagina, praticamente a tutti quelli che vi hanno piaciuto la pagina, quasi tutti, no? E quindi, no, lo devi, orca puzzo, lo devi vedere che ti ho trovato il giorno che pensavi di essere solo te, ma dai, guarda che io sono intelligentissimo, Allora, niente, quello deve essere una strada sminchiolata, perché il nido può essere ovunque, no? Potrebbe essere anche qui sopra. C'è da dire che Occhi Finocchi, chi siamo andati, e Occhi Finocchi ci aprirà la strada, lo diciamo dopo, però Occhi Finocchi, cioè, non ha postato niente, non ha postato il gufo dentro il buco, il gulo, il gufo, no, mi ricorda, c'è un animale che in inglese lo conoscono tutti, Wolverine. Diciamo che in inglese lo conoscono tutti, gli X-Men, però non sanno che Wolverine è anche un animale, no? È un animale, una specie, un mezzo orso, cattivissimo, però in italiano viene chiamato il gulo gulo. Cercatelo su Wiki, molto bello.
che ieri ho messo una foto su Face l'altro giorno, che aveva la bocca aperta, spancata, denti bianchissimi. Adesso voi, amico vegano, mi devi dire: questo qua mangia la carne di brutto, non ha un dente cariato. E tu dici: sono tutti canini. No, ma vabbè, mangia la carne e i denti bianchissimi. E tu dirai: photoshoppato. Allora, c'hai sempre ragione te. Scusa, parente. Allora, praticamente, niente, queste qua. Allora, occhi finocchi. Sabato voglio andare col visore. Diciamo che il visore, secondo me, siamo ormai fuori tempo per rispedirlo indietro. Quindi, e poi sinceramente mi piace troppo. Guarda, anche ieri ci ho pensato. Orca puzzola, con sto visore non riesco a vedere un gufo. Però è troppo, cioè, non è neanche estremamente sofisticato. Tipo, guarda là, cioè, vedi al massimo 200-300 metri. L'uomo lo vedi anche a 500 metri, eh. Infatti, ieri guardavo, ma c'è qualcosa. Ah, sono due uomini, ma lontani, eh. Quindi, proprio mi piace, anche se l'avevo molto pensato di mandarlo indietro e poi prendere, perché adesso la FIR ha lanciato un nuovo visore. Per un po' tutti, costa solo $600. Fammi passare questo, perché. Ok. Costa solo $600, però il raggio un po' minore. Non vorrei mandare indietro quello. Poi mi arriva questo che è una ciofeca che. Però non lo so. Adesso devo andare a occhi. Mi sa che me lo tengo. Comunque, se proprio al limite mi stufo, se lo metto su Amazon a $1500 me lo comprano tutti. Tutti, perché io ho aspettato gli anni che calasse di un soldino, non è mai calato niente, quegli stronzi della FLIR, perché la FLIR è una delle poche aziende che fanno questi visori. Probabilmente, diciamo che a scopo anche civile, per militare sì, però molto molto made in USA, molto bello. Allora, veniamo noi, ritornando a occhi finocchi, no? Voglio andare, se Marta non può venire perché deve studiare, vado da solo, perché io voglio andare di mattina, presto, perché il visore funziona magicamente quando non c'è il sole, perché quando c'è il sole gli alberi, soprattutto da metà in su, tutti rossi, no? Tutti rossi, perché io ho il settaggio che mi fa vedere il puntino rosso se c'è qualcosa, no? Allora, alla mattina, poi ieri che era tipo freddino, non c'era il sole, nuvolo perfetto, cioè vedevi l'impossibile. Infatti, perché io cammino e guardo col visore, è anche un po' sminchiolato sta tecnica, perché puoi andare un po' troppo veloce. Però ho visto qualcosa, lì c'è qualcosa! Allora si è andati alla boscaglia, perché non si riusciva a capire cosa c'era, ma c'era un tondo sopra, un raccoon di merda. Che poi il raccoon, cioè, quando stanno dormendo, non si smuovono neanche a chiamarlo, a lanciargli mio, 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 mio. E poi io gli ho detto a Marta: oh, non si chiamano così i raccoon, si dice oh. Che film è, che film è? Da noi così si chiamano le galline. Oh. Però dovevi vedere, perché il raccoon è un animale strano. Ha il muso allungato come quello di un cane, però lo vuoi sapere, la cosa strana è che dietro c'ha tutto un insieme di colori: rosso, arancio, lilla, rosa, tutti, tranne il verde. Che film è, che film è? Allora, siamo quasi arrivati. Ah, vi devo raccontare. Siamo quasi arrivati, introduciamo brevemente, facciamo da occhi finocchi il parco di. Della Georgia qui, per introdurre l'argomento del Family Day, no? Family Day, io voglio solo dire una cosa, mi sta sulle palle, perché tra tutti quei milioni che sono andati in quella piazza l'altro giorno e parlano tanto l'uomo, la donna e Gesù, ma dai, chi ci crede? Vuoi che quelli lì non facciano i divorzi, le cose? Punto uno, cosa gliene frega loro? Punto due è che sono tutti ipocriti, perché poi alla fine loro tanto per la famiglia e poi sicuramente divorziano, il marito va coi trans. Mi è piaciuta, non so chi l'ha detta, una battuta. Allora, 9 milioni di italiani vanno a prostitute, dati Abacus, c'è stato un sondaggio recentemente tra gli italiani, no? 3 milioni di italiani uomini vanno coi trans. E questo è vero, perché alle Iene fa sempre vedere, anche quando intervistano i trans.
E hanno fatto bene fare il Family Day di pomeriggio. Cosa c'ha a ridere? Fate usare, mi sta sulle palle. Anche gli americani, sono degli americani, vanno in giro con i cartelli, Dio dei gay, così, no? Però poi alla fine noi americani sì che siamo gente più evoluta, abbiamo liberalizzato sti matrimoni, no problem, a me non me ne frega niente, fate quello che deve fare. E come diremmo noi americani, intanto Dio vi punirà. Ma io non sono americano credente e quindi non succede niente, vai tranque, Dolce Gabbana, non c'hai problem. Allora, terzo punto è che quasi secondo me vogliono sempre mescolare la politica. In Italia, se non mescoli la politica in qualsiasi scelta, allora viene visto ma... Allora, i comunisti ovviamente sono per i matrimoni gay. Però se c'è uno che magari è di destra e vorrebbe dire ma secondo me i matrimoni vanno anche bene, no, non può dire, perché altrimenti sei un comunista di merda, no? Allora devono sempre... Quell'altro che ha intervistato le Iene, che c'aveva il coso dei fascisti. Fascisti e il crocifisso, combinazione perfetta. Quindi queste tre cose dico no. Poi noi americani abbiamo dato il buon esempio, seguite noi. Per concludere questa prima puntata del Microcombat Show, no, del Car News, nuova edizione. Allora, la macchina vi avevo detto che si era, che per colpa dell'Honda che avevano verniciato male, dopo, cioè ormai più di 5 anni, più ho finito di pagarla, saranno quasi 6, ho visto che aveva iniziato a togliersi la vernice, c'era un punto là, un punto là, un punto qua, sopra, poi tra l'altro per colpa di aver messo il kayak sopra, le bici, ho anche sgraffiato qui, ai lati, insomma... Com'era prima, la carrozzeria era abbastanza messa male, rivendere la macchina così o lì quando la dovrò vendere sarebbe stato proprio un calo di prezzo esagerato. Allora sono andato alla Honda per vedere se magari era tipo garanzia per qualcosa. Proprio scetticissimo, non avrei mai creduto. Arrivo, ah sì, no problem, tanto ce la lasci, no? Lunedì vieni. E ho detto, ma c'è la paragua? Ma no, no, per la vernice no, però le plastichine qua nei vetri forse sì, sarà 200-300 dollari, già mi sono un po' sulle palle, ma ho detto vabbè, verniciare una macchina se la fai bene costa 2.500-3.000 dollari, mi hanno detto, no? Allora l'ho portata, poi gli ho detto, ma non è che la Honda copre anche una macchina affitto? Ah sì sì, no problem, vai qua! E allora gli ho detto, ma copre anche... Ah sì, no problem! Allora, praticamente alla fine ho avuto quella Honda, che Honda Civic, che ho fatto vedere l'altra volta, non so se l'avevi vista, per una settimana gratis. Sono andato a portarla, mi hanno fatto firmare un foglio, ok, ciao. Non ho dovuto pagare niente, mi hanno riverniciato la macchina, adesso sembra nuovissima, non ha più i graffi, non hanno cambiato proprio i pezzi, hanno riverniciato, ma l'hanno anche aggiustata, perché c'erano anche dei bolli, no? Che mi ricordo mi era caduto, non so, la bici, mi sembra, sul tetto, non si vede per niente. Se guardi in alcuni punti si vede ancora dove c'era il graffio, ma cioè adesso sembra nuova. L'unica cosa è che hanno lasciato queste strisce, sono delle striscioline, ah è rosso, sono delle righette che gli americani mettono sempre sulle macchine, o le mettono qua verticali, o le mettono orizzontali, o le mettono diagonali, non lo so, che può piacere o non piacere, diciamo che a me non dice niente, si può o non si può. A Marta odia, infatti quando si andate a comprare la sua, allora io la compro ma quelle piastichine via, allora basta, queste piastichine le dovete togliere altrimenti non vi metto niente, così allora, e giù commenti. Allora siamo andati alla Honda a vedere se toglievano le plastichine, ma c'era un imbecille, non aveva voglia di fare niente, allora non ha detto passa nella fine settimana, nella settimana, vedere magari si toglie. Adesso, regola numero uno, si parcheggia più là sotto, si parcheggia qui, che sopra non abbiamo uccelli che cagano. E questo è quanto. Allora, amici, diciamo, io il format di cose di oggi voglio fare così. Farne di meno... E solo quando c'ho qualcosa di importante da dire, magari anche più brevi, non lo so, alla fine a vedere sta puntata è uguale a prima, non lo so, ci guarderò, anzi metto nella descrizione, metto
i punti per passare al prossimo argomento. Olè, siete contenti? Allora, praticamente tutto.